Questa mattina, Biagio Danelli, esperto di gossip ed ex GFino, ha svelato un retroscena su Giulia Bruschi, attuale concorrente del Grande Fratello, che sarebbe stata denunciata dal suo ex o attuale compagno, Simone Costa. Danelli ha parlato di una denuncia depositata al Tribunale di Lucca, ma il vero coup de théâtre è arrivato alcune ore dopo, quando Costa ha di fatto confermato quanto detto da Biagio. Non so come tu abbia fatto, ma è vero. Caro Biagio Danelli, Giulia Bruschi denunciata dall'ex compagno, le rivelazioni di Biagio Danelli. Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria, non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera. Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre, secondo me lei ancora non lo sa, dal suo ex o attuale compagno. Lei è stata denunciata per una situazione veramente schifosa, vergognosa, ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa, ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. Quindi questa ragazza quando uscirà fuori dalla casa, secondo me non sarà impegnata con ospitate televisive, autografi e serate e potrà godersi la popolarità dopo il Grande Fratello, ma avrà a che fare con la giustizia, avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose. Siccome ho letto la denuncia vi dico anche il nome. La concorrente in questione è Giulia Bruschi. Ebbene sì, signori, la denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini. Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta presso il Tribunale e la Questura di Lucca. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata e pensa che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia a un ragazzo che giustamente l'ha denunciata.